Una buona serata e ben ritrovati cari amici e care amiche di Angoli, grazie davvero per essere sempre in mia compagnia. Dedichiamo questo appuntamento all'anticipazione di una serie di appuntamenti che davvero vi consigliamo di inserire nelle vostre agende. Il primo riguarda proprio questo intensissimo fine settimana, sia come abbiamo detto proprio ieri sera per coloro che amano le quattro ruote, ma anche per i grandi appassionati di ciclismo, perché passa il Giro di Lombardia. Per questa ragione, ma anche per altre buone motivazioni, siamo in collegamento con la direttrice del Museo del Ghisallo, Carola Gentilini, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Carola, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno. Come dicevo, Giro di Lombardia, la prima buona motivazione, perché insomma chi più di voi è grande appassionato, ma poi ci saranno anche altri spunti interessanti. Partiamo dal Giro, vai Carola. Sì, ormai ci siamo, mancano poche ore diciamo, e già oggi sono passati varie squadre per in allenamento, quindi stiamo veramente entrando nel vivo della gara. Mancano pochi giorni e l'entusiasmo come ogni anno è tantissimo, e è l'occasione anche per ricordare all'interno del museo proprio la storia di questa grande gara. Infatti per chi ci farà visita avrà la possibilità di vedere delle foto storiche bellissime di questa gara che nasce nel 1905 e che da molti anni, cioè dal 1920, passa proprio per il Ghisallo e che ogni anno regala grandissime emozioni, e quindi è una bellissima occasione per tornare al Ghisallo e visitare il museo. E questo non è l'unico motivo naturalmente per arrivare sin da voi, perché nell'ultimo nostro collegamento ci hai parlato dei campioni varesini, una mostra dedicata che insomma il destino vuole che proprio in queste ore si sia anche arricchita di un altro pezzo importante che così potrà essere fruibile per tutti i nuovi appassionati. Di cosa si tratta? Assolutamente sì, la mostra si è arricchita di una bicicletta molto importante di Alfredo Binda, vincitore del campionato del mondo del 1932. Lui ha vinto più titoli mondiali, ma questa è la bicicletta proprio del 32 che ci è stata gentilmente prestata dal museo Alfredo Binda e per concessione del comune di Cittiglio, che ringrazio. È un oggetto straordinario, perché avere la possibilità di vedere da vicino una bicicletta di un grandissimo campione come è stato Binda è un'occasione incredibile per venire a vedere questa mostra, che poi mostra anche fotografie inedite di questi grandi campioni legati al nostro territorio. Quindi grandissima passione, ma voglio sottolineare anche un altro appuntamento molto importante, perché venerdì 11 ottobre alle 11:30 il vostro museo ospiterà la 26esima edizione del Premio Internazionale Vincenzo Toriani, un premio molto prestigioso che davvero insomma è dedicato a chi ama il ciclismo, ma soprattutto a chi lo fa vivere. Come lo commenti, Carola? Vai! È un altro appuntamento molto importante di questo weekend. Da alcuni anni noi ospitiamo il premio Toriani con grande piacere, dedicato al grande patron del Giro d'Italia, che è stata una figura di grandissimo riferimento per il ciclismo italiano per tantissimi anni, e è un premio nato ancora con Candido Cannavò e poi naturalmente sostenuto e portato avanti nel tempo dalla famiglia Toriani. Come dicevo, da alcuni anni viene ospitato dal Museo del Ghisallo, ogni anno ci sono grandi personaggi che vengono premiati, e quest'anno in particolare i premiati saranno Maurizio Fondriest come campione del mondo del 1988, poi viene sempre attribuito un premio a un giornalista, quindi quest'anno abbiamo la fortuna di avere fra noi Gianfranco Iosti, che è il patron, diciamo il decano dei giornalisti del giornalismo ciclista, che è stato per tanti anni al Corriere della Sera, e poi avremo Elvio Chiattellino,
che è un imprenditore che quest'anno in particolare è stato molto protagonista del mondo ciclistico in quanto colui che ha sostenuto le tappe in Piemonte sia del Giro d'Italia che del Tour de France, quindi un sostenitore da tutti i punti di vista, non soltanto per la sua grande passione ma anche come imprenditore. E poi in ultimo verrà segnato il cuore d'argento a Morena Carragni, che è una campionessa italiana degli anni 60 e è stata la prima atleta azzurra a salire sul podio mondiale nel 1968. Grandi nomi e grandi presenze, diciamo, ma prima di salutarci, Carola, voglio anche ricordare che dopo una stagione estiva davvero strepitosa, con grandissime iniziative, grandissimi appuntamenti e grande pubblico, il 1° novembre sarà l'ultimo giorno di apertura di questa stagione per la pausa invernale. Quindi intanto la lacrimuccia della chiusura di una stagione di grande successo, ma c'è già un programma che bolle in pentola? Anticipazione velocissima perché siamo ai saluti, vai! Stiamo già lavorando alla prossima stagione. Sicuramente posso citare il fatto che il prossimo anno il grande campione, soprannominato il cannibale, è Eddy Merckx, compie 80 anni, e quindi questo sicuramente per noi sarà uno spunto molto molto interessante per una serie di attività che renderanno molto vivo il museo. Bene, allora ne parleremo naturalmente. Ancora una volta grazie a Carola Gentilini. A prestissimo, Carola. Ciao, grazie. A prestissimo, grazie a voi. E come vi dicevo, a proposito di appuntamenti, dal 15 al 18 di ottobre Villa Erba ospita Comolake 2024, la seconda edizione della conferenza internazionale nata con l'obiettivo di contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani. Sarà un punto d'incontro tra il pubblico e il privato sulle opportunità fornite proprio dai nuovi strumenti. E una curiosità, Comolake peraltro seguirà di poche ore la riunione ministeriale G7 su tecnologia e digitale. Ma ecco il nostro lancio con il servizio della nostra informazione. La Cernobbio del digitale si rimette in moto. Dal 15 al 18 ottobre Villa Erba ospita Comolake 2024, la seconda edizione della conferenza internazionale nata con l'obiettivo di contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani. Punto d'incontro tra pubblico e privato sulle opportunità fornite dai nuovi strumenti. Comolake, peraltro, segue di poche ore la riunione ministeriale G7 su tecnologia e digitale. È più che altro una mia esigenza, un'esigenza del governo, di continuare questa politica di confronto, anche perché è bene ricordarlo, da Comolake 2023 della scorsa edizione sono uscite idee e indicazioni che poi questo governo ha tramutato in leggi e anche molto importanti. Avere insieme nell'arco di una settimana la fase conclusiva del G7 sulla digitalizzazione e l'intelligenza artificiale e poi Comolake che parlerà ovviamente di innovazione nell'accezione più ampia del termine, penso che sia un combinato disposto di straordinaria importanza. Intelligenza artificiale, sanità, trasporti, sostenibilità sono alcune tra le 7 aree tematiche che verranno affrontate nei 4 giorni di confronto che vedranno protagonisti oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di governi, parlamenti, Commissione europea, aziende, università e molto altro. Ormai viviamo in un sistema assolutamente interconnesso, occorre che vi sia interoperabilità, e cioè che i sistemi dialoghino tra loro. A Cernobbio saranno presenti i leader mondiali del settore, tra i principali partner Google. Possiamo dire onestamente che già la seconda edizione è diventato l'evento di riferimento nell'anno per la discussione di policy rispetto ai temi del digitale, che alla fine sono un po' alcuni dei temi più importanti per il futuro dell'Italia, del pianeta, e la cui governance è sicuramente essenziale. Quindi ci aspettiamo un grande momento nazionale di discussione e di riflessione in cui Google porterà in particolare enfasi sull'intelligenza artificiale e su come l'intelligenza artificiale può essere uno strumento di crescita e di produttività per il nostro paese. Google, in un'ottica di operatività e rapporto con le aziende del territorio, porterà a Cernobbio lo spazio interattivo per scoprire le opportunità generate dall'intelligenza artificiale nei diversi settori. Le imprese potranno registrarsi e avvalersi di una consulenza. In questa edizione la prima sorpresa è che installeremo dentro l'area espositiva degli esempi di
strumentazioni di intelligenza artificiale che le imprese possono già oggi utilizzare anche in settori chiave per il territorio, come ad esempio il tessile o il metalmeccanico, e soprattutto metteremo a disposizione delle imprese del territorio, su prenotazione, delle consulenze del tutto gratuite con i nostri tecnici. Comulake 2024 sarà ampiamente seguito dalle telecamere di Espansione TV. L'apertura e i lavori martedì saranno trasmessi in diretta nello stesso giorno in prima serata. ITV trasmetterà dal Teatro Sociale di Como, sempre in diretta, lo spettacolo della RBR Dance Company, Gli Illusionisti della Danza. E siamo alla pubblicità e a seguire altri appuntamenti.